Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi il tema trattato sarà quello del dai e vai, o meglio conosciuto come scambio 1-2. Prima però ti chiedo di iscriverti al canale e, dopo aver visto il video, di lasciare un like e di condividerlo sui tuoi profili social a far crescere il canale. Quindi, che cosa si intende con l'espressione in gergo calcistico dai e vai? Il dai e vai è un'espressione che indica una situazione in cui la squadra in possesso palla esegue un rapido scambio palla a terra tra due giocatori. Viene spesso indicata anche con il nome di scambio 1-2. Ma passiamo subito alle immagini. La partita presa in considerazione è Cremonese-Fiorentina 2-0 per la Viola. Proprio sul gol del 2-0 possiamo vedere un esempio. Fiorentina che attacca, fascia sinistra, Brecolo in possesso palla, la rigioca al centro, passaggio che arriva a Mandragora, che si trova al limite dell'area di rigore. Mandragora scambia con Barak, il quale è libero dalla marcatura e gli restituisce subito palla. Situazione di 2 contro 2. Mandragora dà palla e scatta in profondità. Barak, vedendo il compagno in smarcamento, gli restituisce sulla corsa la palla. Da notare che la giocata è stata possibile perché ci sono due errori della Cremonese: un difensore che non accorcia su Barak e un difensore che si perde la marcatura su Mandragora alle spalle, non seguendolo. Questo tipo di giocate vengono comunemente chiamate dai e vai oppure scambio 1-2. Un fondamentale da allenare anche nei settori giovanili, in quanto ci sono elementi di tecnica individuale ma anche di tattica, in quanto ci sono sia il passaggio e lo stop ricezione, ma anche marcatura, smarcamento, copertura e, aggiungendo un altro attaccante e un difensore, oltre al portiere diventa un 3 contro 3 più portiere. Ritornando all'analisi dell'azione, Mandragora, che avrebbe potuto calciare da posizione pro-angolata, decide giustamente di effettuare un passaggio a raso terra sul palo lontano, dove c'è l'inserimento di Cabral che segna il gol del 2-0.